Nuova giunta per la sindaca Cecilia Francese, presentata questa mattina in conferenza stampa. Confermati gli assessori Gabriella Catarozza e Stefania Vecchio, new entry il vice sindaco Stefano Romano, Pietro Cerullo, Lucio Pastorino, Rosaria Caracciolo e Carolina Vicinanza. Ma innanzitutto, prima di nominare i nuovi assessori, vorrei ringraziare la giunta uscente, comunque ci ha permesso di svolgere parte del nostro programma. Abbiamo l'assessore ai lavori pubblici, manutenzione e piccole problematiche del quartiere, che è Pietro Cerullo. Abbiamo deciso, il movimento Etica ha deciso di far scorrere la lista per coinvolgere quanto più persone del movimento, visto che hanno contribuito notevolmente alla elezione del sindaco. Quindi l'altro assessore sarà Stefano Romano, che ha la qualifica di vice sindaco e che ha ad affari generali alla legalità, ma poi ve le daremo perché le deleghe sono molto, molto specificate punto per punto, quindi a ricordarmi tutti i punti vi darò. Poi abbiamo le due nomine sindacali che sono mie, l'assessore Vecchio che rimane all'urbanistica, abbiamo scorporato l'ambiente perché l'ambiente è ormai di primaria importanza con tutto quello che sta succedendo e quindi era un assessorato molto ampio, quindi Stefania continuerà a fare assessore all'urbanistica anche in vista del PUC che ci accingiamo a fare, a realizzare, e Carolina Vicinanza, che è ingegnere con master all'ingegneria dell'ambiente e sanitario, sarà l'assessore dell'ambiente. Poi abbiamo l'assessore alle attività produttive, al commercio, che è Pastorino, e l'assessore alle politiche sociali e politiche giovanili, una persona che ha già esperienza nel settore, quindi assessore Rosaria Caracciolo, che è un laureata in scienze delle comunicazioni e che ha una, voglio dire, un profilo specifico, si è già interessata per quanto riguarda Informa Giovani e politiche giovanili. Poi la cosa fondamentale è che ogni assessorato sarà coadiuvato da due consiglieri di maggioranza, anche di gruppi differenti, perché gli assessorati sono veramente molto ampi, e ci aiuteremo anche con delle deleghe sindacali per poter portare avanti questo progetto. Non solo questo, ma ci sarà una cabina di regia, finalmente riusciamo a mettere su, proprio per evitare lo scollamento che si era già creato nel passato tra giunta e la parte politica, i consiglieri, quindi ci sarà una cabina di regia a cui parteciperanno i capigruppi, i rappresentanti politici, ovviamente il presidente e il sindaco, che di volta in volta dovrà verificare la realizzazione del programma e i punti, gli obiettivi che ci poniamo, e quindi verificare anche gli assessori, il lavoro svolto dai singoli assessori. Quindi una bella organizzazione, ci abbiamo già fatto tanto, ma insomma con questa organizzazione ci proponiamo di slanciare ancora di più l'azione politica dell'amministrazione francese e soprattutto la realizzazione di tanti altri punti del programma che abbiamo in mente di realizzare. Quali sono le emergenze che dovranno affrontare subito i nuovi assessori? Ma l'emergenza, sicuramente l'emergenza, l'ambiente è sempre un'emergenza, per cui vedi ultimo la decisione di togliere i tre comuni del Casertano dalla realizzazione del sito di compostaggio, la lettera che ho fatto all'onorevole De Luca sperando di essere accolto. Intanto domani sarò a Napoli, a Lanci, dove questione, ho fatto porre all'ordine del giorno la questione rifiuti, per cui bisogna che la regione ascolti molto di più i territori e i sindaci, perché ci sentiamo un poco depauperati dall'azione e la decisione delle scelte sul territorio. Quindi questo sicuramente è uno degli assessorati più importanti, ma tutti sono importanti, dai lavori pubblici, la ristrutturazione, insomma, poi abbiamo anche la messa su dei programmi, dei progetti per realizzare i PICS, insomma sono tutti importanti, la fuoriuscita del piano di zona che stiamo seguendo, quindi Olevano non ha ancora fatto la delibera in consiglio comunale, quindi anche lì non c'è un assessorato che non abbia una sua emergenza, insomma tutti sono importanti perché si svolge, come dicevo prima, gran parte del programma.